Buonasera a tutti. Vi è mai capitato da giovani di venire interrotti mentre provavate ad inserirvi all'interno di un discorso fra adulti? Come vi siete sentiti? Ed adulti, lo avete mai fatto nei confronti dei ragazzi? Perché? Tenete a mente le vostre risposte. A me è capitato molte volte di venire interrotta mentre provavo a inserirmi all'interno di un discorso di economia, di politica o di attualità, con la scusa di essere, come diceva prima Christian, troppo giovane, perché a 16 anni tu non puoi avere una tua idea sull'attualità. Io invece la mia idea ce l'avevo e volevo condividerla con voi adulti, ma non mi avete dato in molti casi la possibilità. In questo mio talk desidero farvi capire come invece l'idea che noi abbiamo di una generazione, in particolare della mia generazione, l'idea che voi avete di noi, non sia una verità assoluta e sia piuttosto un'immagine non del tutto corretta. Desidero farvi anche ragionare su un'altra questione, ovvero l'importanza dell'ascolto generazionale. Oggigiorno la speranza in un nuovo inizio sembra aver perso la sua naturale spontaneità. Infatti non si fa più di tanto per cambiare lo status attuale delle cose. Ci si aspetta piuttosto che sia l'altro a cambiarle e a cambiare anche se stesso. E l'altro siamo proprio noi, i cosiddetti millennials, ovvero tutti quei ragazzi nati a partire dagli anni 80 per arrivare ai primi anni 2000. Siamo anche la generazione che viene definita la generazione Y. Teoricamente gli adulti ci vorrebbero come protagonisti di un nuovo inizio, di un cambiamento, ma per loro siamo anche la generazione che più viene disprezzata, la generazione che viene definita senza valori e alcune volte anche come una generazione di fannulloni. Secondo recenti studi, invece, siamo la generazione più istruita della storia. Siamo la generazione che è cresciuta con le forti immagini del crollo delle Torri Gemelle e con il suono delle voci rotte di nonni e bisnonni che, pur di trasmetterci l'idea in cui realmente credono e per cui hanno anche combattuto, rivivono con angoscia le atrocità della guerra. Siamo anche la generazione che è cresciuta in un momento in cui l'immigrazione in Italia era già un fenomeno consistente. Infatti siamo stati abituati fin da piccoli ad interagire con ragazzi provenienti da altre parti del mondo, senza nessunissimo problema. Paura del diverso, di cui tanto oggi si parla, denominandola come xenofobia, in realtà è una paura, comune a tutti gli esseri viventi, perché di fatto paura del diverso è sinonimo di ciò che non conosco, ed è inevitabile che io abbia paura di qualcosa che non conosco. Nei millennials, però, questo sentimento, questa paura è meno forte, perché siamo stati abituati ogni giorno ad abbattere i muri, ad andare incontro all'altro. Siamo anche, come sapete benissimo, la generazione dei nativi digitali, quella che utilizza i social per mettersi in contatto con il mondo. Siamo la generazione che è cresciuta in un momento in cui l'inquinamento ambientale era già un problema e non solamente un fenomeno allarmante come invece è stato presentato ai nostri genitori. Quindi non è un caso che ancora una volta siamo noi la generazione che è più sensibile ai temi dell'ecologia e della sostenibilità ambientale. Credo perché queste caratteristiche che vi ho appena elencato e per la nostra conoscenza della storia potremmo essere in grado di cambiare le cose se solo qualcuno cominciasse a credere un po' di più in noi. Da parte nostra dobbiamo cominciare già da ora ad essere delle persone coinvolte nella cittadinanza attiva, perché la nostra speranza più grande è quella di poter dire un giorno di vivere in una società che rispecchia gli ideali in cui noi realmente crediamo, che sono ideali di libertà, di giustizia, di rispetto e di accoglienza del diverso, che come abbiamo imparato da piccoli, tanto diverso da noi non è. Io sono soltanto una, ma sono una e quindi posso essere la scintilla che fa iniziare la rivoluzione. Non posso sicuramente farla da sola, ma posso dare un nuovo inizio. Credo che tutti voi conoscerete la teoria farfalla, ovvero la teoria secondo la quale lo spostamento dell'aria provocato dal battito delle ali di una farfalla in una determinata parte della Terra possa scatenare dalla parte opposta un uragano. E io vorrei rappresentare la vostra farfalla, vorrei dare inizio ad una rivoluzione.